Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi un nuovo video profumoso di una classifica a me molto cara, dei miei 5 profumi preferiti in assoluto di Montale. Partiamo dalla posizione numero 5 per arrivare quindi alla prima postazione e scoprire qual è il mio preferito di casa Montale. Partiamo dalla quinta posizione, troviamo il nostro Dark Purple. È un profumo molto molto particolare, lo troviamo all'ultima posizione nonostante sia comunque uno dei miei preferiti di Montale, perché il packaging descrive molto come si presenta la fragranza. In realtà è un viola scuro, è un profumo molto scuro come caratteristiche, è nato nel 2011 ed è un orientale floreale, molto molto impegnativo come profumo. È un profumo che è un tatuaggio, nel senso è un profumo barocco. Che cosa vuol dire? Questo profumo è molto vincolante. All'inizio troviamo l'arancia e la prugna, che sono molto forti e molto pungenti. Poi troviamo il geranio, il patchouli, la rosa, le bacche rosse, ambra, legno di teak e muschio. Profumo che veramente quando voi lo applicate rimane tantissimo. E come posso dirvi, io lo vedo molto un profumo scuro, un profumo dark, un profumo che è un po' opprimente a volte. Infatti ragazze, quando io lo applico sempre nella stagione più fredda, per la sua persistenza è una cosa indescrivibile, rimane per dei giorni, delle settimane sui vestiti, sugli abiti. Il suo sillage è spaventoso, ma un po' come tutti i profumi di Montale. L'unica pecca di questo profumo, come vi dicevo prima, essere molto ingombrante, quindi è un profumo veramente che lascia una scia assurda. E quindi questo è uno dei profumi Montale più barocco che ho, proprio barocco barocco, super super pesante. È un profumo molto deciso, questo non è per tutti. L'ho comprato nel 2018 ed è praticamente ancora pienissimo, l'ho usato veramente poco. Posizione numero 4 troviamo Amber Musk. Il packaging è nero dorato, quindi anche un gioiello bellissimo da avere nella collezione. Questo è un profumo invece ambrato, nasce nel 2018, diceva che Montale avesse creato questa fragranza più che altro da layerare, da stratificare con altre sue fragranze. Che cosa? L'unica cosa che mi viene in mente quando sento questo profumo è un profumo muschiato, proprio di muschio bianco, quindi il muschio fa da padrone con l'ambra grigia. Infatti nella scala, nella piramide olfattiva, troviamo subito l'ambra, poi troviamo le note talcate che si mescolano benissimo con il muschio, troviamo poi di nuovo l'ambra e il cedro. Quindi vuole essere nell'insieme un profumo abbastanza innocuo nonostante sia un Montale, e però molto molto muschiato, molto talcato. Provo molto tranquillo come profumo, anche la persistenza non è delle più vaste, e tra l'altro il sillage è abbastanza innocuo. È uno di quei Montale che si adoperano quando magari non si sa che cosa mettere in quel giorno e si vuole stare sul tranquillo, e quindi si va con l'ambra, ambra e muschio, che è molto dolce come profumo. Posizione numero 3 troviamo Candy Rose. Il Candy Rose è un profumo che non sembra assolutamente far parte della famiglia dei Montale. Un profumo nato nel 2012 che ha come caratteristica di essere un floreale fruttato. Sapete che Montale è più per le note ambrate, speziate, orientali, e quindi secondo me, a mio parere, questa creazione è stata una delle sue migliori che si possono trovare in commercio per quanto riguarda questo gruppo olfattivo. All'interno troviamo un sacco di frutti, davvero ragazzi. Cominciamo con il ribes nero, che dà questa sensazione super super dolce, il lampone, il lici, il mandarino. Troviamo la parte floreale, che è composta principalmente dalla rosa, dal gelsomino e dal mughetto, che è stata una scoperta nei profumi di Montale, per poi terminare con il patchouli, il classico muschio bianco, la vaniglia e i fiori d'arancio. Quindi è un profumo che di Montale ha ben poco, secondo me. La sua persistenza effettivamente è minore, però tra i floreali fruttati questo è uno dei miei preferiti. E poi entra in gioco poi una rosa molto fresca, molto giovane, molto diversa in realtà da altri profumi di Montale, che si fa spazio appunto per poi concludere con le note un po' più dolci, quindi la vaniglia, il patchouli, il muschio. Cosa super positiva che in questo profumo il muschio si sente davvero poco poco. Io non sono un amante dei muschi, soprattutto quelli di Montale, che sono, secondo me, si inseriscono nell'olfatto, ti vanno in testa e diventi pazzo. Almeno c'è chi li ama, c'è chi li odia. Io sono una di quelle che
Montale subito lo ricollega al suo muschio. Quindi in Candy Rose praticamente non c'è neanche l'ombra del muschio. Si sente proprio poco poco alla fine. Ma se devo dire la verità, tra tutti Candy Rose è quello che è più sbarazzino. Anche per una ragazza più giovane che magari Montale non conosce o comunque li usa poco, il Candy Rose è perfetto. Posizione numero 2. Come poteva non mancare il classico Rose Mask. Nato nel 2009, super blasonato, super imitato, super utilizzato, inconfondibile Shia, perché chi usa Rose Mask lo si sente arrivare da tutto il mondo, non si può sbagliare con questa fragranza, è unica nel suo genere. Fa parte del gruppo Floreale. I suoi componenti della piramide olfattiva sono principalmente tre: la rosa, il gelsomino e il muschio. Sono così combinati bene, ragazzi, questi tre ingredienti, che hanno una riuscita spettacolare. La sua scia è mega galattica, riempie davvero una stanza con queste tre note olfattive. La sua durata è epica, diciamo che è una dei Montale che dura di più secondo me. Super femminile, super pulito, super cristallino. La rosa che c'è all'interno di Rose Mask la definisco una rosa molto ghiacciata, una rosa fredda, pungentissima. Non è il classico profumo alla rosa, è una rosa molto diversa in realtà. Poi abbinata al gelsomino la rende ancora più fredda e poi concludendo con il muschio la rende ancora più pungente. Quindi è una rosa, ma la definisco una rosa con le spine, tanto è particolare questo profumo. Tanto 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 blasonato e quando è uscito ovviamente è diventato uno dei best seller femminili, perché secondo me è il miglior profumo alla rosa che possa esistere nel mondo. Adesso tra l'altro è uscita Rose Mask versione intensa, che devo ancora andare a sentire, però se volete un mio consiglio, il classico è proprio perfetto per la stagione primaverile, per la stagione estiva, per l'inverno, perché contiene le note di muschio. È veramente un capolavoro lavoro questo profumo, è veramente spettacolare. Infatti se non ci fosse stato al primo posto un altro Montale, avrei sicuramente messo il Rose Mask. Siamo arrivati alla prima posizione della classifica di Montale. Da-da! Questo, ragazzi, questo, ma cosa lo dico a fare? Ristretto Intense Café, uscito nel 2019, è un orientale vanigliato e il protagonista assoluto è il caffè. Versione intensa di Intense Café, che è uno dei best seller di Montale, che abbina il caffè alla rosa. Alcuni però giustamente notano che il profumo Intense Café, più che essere focalizzato sul caffè, è più incentrato sulla rosa. Infatti tanti si sono lamentati che sì, Intense Café, ma in realtà è un profumo incentrato solo sul fiore della rosa. Per risolvere questa problematica, Montale ha creato questa essenza, perché è un'essenza di profumo, infatti costa un po' di più delle Eau de Parfum. È molto più pesante il flacone, perché all'interno c'è un sacco di olio essenziale. Se voi lo spruzzate sui vestiti vi macchia, ve lo dico già. E sulla pelle vi rimane la pelle un pochettino oleosa, ma proprio perché è una concentrazione mitica e spaziale della profumazione. E all'interno la piramide olfattiva, ragazzi, è spettacolare. È un profumo che io amo, lo adoro. L'ho messo tantissimo quest'inverno, l'ho messo tantissimo in autunno, l'ho messo sempre. Si apre con le note di caffè e la rosa turca, una rosa molto forte come odore, per poi passare alla rosa francese, che è un po' più delicata, e ritroviamo nella piramide i grani di caffè tostati italiani. Quindi la rosa iniziale tende a sparire, la rosa più leggera, quella francese, lascia il posto ai chicchi di caffè, quindi il caffè c'è sempre. Invece che l'Intense Café che sparisce durante le prime due ore, in ristretto Intense Café c'è sempre questa nota ed è spettacolare. Vi giuro che il ricordo olfattivo che mi evoca è al mattino, una bella mattinata magari di neve, magari anche di pioggia, perché dove c'è qualcuno in cucina che ti prepara la moka del caffè e voi sentite quell'aroma, ma ve lo giuro, è spaziale, vi evoca subito la macchina del caffè, la moka. E poi troviamo i legni bianchi, la vaniglia, il muschio bianco, l'ambra e infine, ragazzi, il caramello. Madonna, vi rendete conto di che piramide olfattiva ha sto profumo? È uno spettacolo. Di solito non amo
i profumi al caffè, non li ho mai portati, anzi mi sembrava un po' stomachevole avere l'odore del caffè addosso, se non proprio quando entri in un bar che senti questo odore di chicchi di caffè tostati. È veramente un masterpiece, un capolavoro della profumeria Ristretto in Tasca Femme. Non vi dico la persistenza, vi dico solo che lo usavo due spruzzi proprio sul paltò che usavo, sul mio cappotto, lo appoggiavo anche sul mio attaccapanni di casa. Vi giuro che voi entravate nelle stanze dove c'era sto cappotto pieno di profumo, non sentivate altro che Ristretto in Tasca Femme. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Ovviamente parlare di Montale è sempre un piacere, sono profumazioni uniche nel loro genere e ovviamente per chi ama la persistenza e soprattutto i profumi di nicchia sono spaziali. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about it!